Domenica, oggi vi portiamo in luoghi un po' speciali dove abbiamo provato delle vetture cabrio che possono essere considerate a tutti gli effetti una doppia auto. E quindi iniziamo con la BMW Serie 2 Cabrio che è prossima al debutto sulle strade e può essere inserita di fatto nel segmento delle compatte premium. Dà tutto il piacere della guida a cielo aperto e vi portiamo proprio in Texas dove l'ha provata per noi, per una prima presa di contatto, Alfredo Cardone. Con quella silhouette slanciata ed il fascino tipico delle cabriolet, la nuova scoperta bavarese non passa certo inosservata, soprattutto qui in Texas, dove i padroni delle strade sono piuttosto truck e pick-up super muscolosi. Formalmente, la BMW Serie 2 Cabrio si allinea all'omonima coupé, dalla quale eredita anche l'ambientazione dell'abitacolo in configurazione 4 posti. Il cockpit è orientato verso il guidatore e la qualità dei materiali, con tocchi stilistici esclusivi, ne esalta il carattere premium. Nel confronto con la sorellina Serie 1, la BMW Serie 2 Cabrio, che adesso può contare anche su una nuova scocca più rigida del 20%, guadagna 7 cm in lunghezza, arriva a misurare 4,43 m, 3 cm in più anche per la larghezza e per il passo. La Serie 2 Cabrio esordisce con 4 versioni a benzina, la scelta è tra la 2.18 3 cilindri 136 cavalli, la 2.20 e la 2.28 4 cilindri turbo iniezione diretta da 184 e 245 cavalli e la più estrema M2.35 con il 6 cilindri 3 litri sovralimentato da 326 cavalli e poi c'è un'unità turbo diesel 2.20, dunque 2 litri da 190 cavalli. Alla guida c'è feeling immediato con la BMW Serie 2, piace l'handling per la precisione e l'ottima direzionalità dello sterzo, così come la buona fluidità di marcia assicurata dall'ottimo cambio automatico, soprattutto quando si seleziona la modalità Sport Plus. Ma ciò che si apprezza di più probabilmente è la cosiddetta tenuta di strada assicurata dall'ottimo lavoro svolto dai tecnici bavaresi che hanno ottenuto una equilibrata ripartizione della massa su entrambi gli assali, rendendo l'auto molto più sicura e affidabile in ogni circostanza. Il motore scelto per la nostra prova è il 4 cilindri da 245 cavalli in grado di offrire prestazioni incisive, 250 km orari di velocità e 0-100 in 6 secondi. Numeri da sportiva esaltati dalla trazione posteriore, marchio di fabbrica BMW. Se si vuole è possibile aprire o chiudere la capote anche quando si è in marcia elettricamente, una operazione che dura in media circa 20 secondi, l'importante però è non superare mai i 50 km orari di velocità. Sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida sempre più sofisticati completano l'equipaggiamento di serie della scoperta bavarese, prossima al debutto anche sulle strade italiane in listino con prezzi che variano da 35.000 a 50.000 euro. E debutta sulle strade anche la versione scoperta dell'Audi TT che ha un tetto in tela che si apre in 10 secondi fino ad una velocità di 50 km orari. Per fare questo modello i tecnici della casa tedesca sono stati un po' costretti a rinforzare il telaio con due strutture in acciaio per mantenere alti gli standard di rigidità torsionale. L'ha provata per noi Beppe Gioia. Senza nessun compromesso neanche meteorologico, sicuramente la nuova Audi TT Roadster non è auto da pioggia, ma la terza generazione che i tecnici tedeschi hanno immesso sul mercato viene fuori rafforzata nella sportività con prestazioni mozzafiato. Alla fine, dopo la pioggia, arriva il plein air, leggera, leggerissima, praticamente incollata all'asfalto. La nuova TT e TTS Roadster si esalta con nuovi materiali di raffinata tecnologia, con motorizzazioni efficienti, con la trazione integrale permanente 4, con il nuovo Virtual Cockpit. La nuova TT Roadster è racchiusa in 4,18 m di linee elegantemente sportive. Soprattutto nel frontale riesce ad accentuare il suo carattere esuberante. A partire dai 120 km all'ora fuoriesce uno spoiler dal portellone del vano bagagli. A capote chiusa poi il design e l'aerodinamicità raggiungono la sintesi perfetta.
A proposito di cappotti in tessuto, pesa appena 39 kg e si ripiega a pacchetto senza intaccare la capacità di 280 litri del vano bagagli. L'apertura e chiusura avviene in 10 secondi e anche in movimento fino a 50 km all'ora. Il sistema di navigazione di ultima generazione completa poi il piacere di guida. Arriverà in Italia a marzo, subito dopo il Salone di Ginevra. Ci sarà una TT Roadster 2000 benzina da 230 cavalli, una 4S Tronic con la stessa motorizzazione e un 2000 TDI Ultra da 184 cavalli. Per la TTS Roadster e i suoi 310 cavalli bisognerà aspettare metà aprile. I prezzi, infine, che variano da 44.090 a 49.490 euro. Ed ora parliamo di moto. Yamaha sta rinnovando la propria gamma grazie ad un nuovo motore a tre cilindri. Quella che vi presentiamo ora ha un ottimo rapporto prezzo-resa. È una Nuda, si chiama MT09 ed è stata profondamente rivista. Ha una semicarena e si chiama Tracer. L'ha provata per noi Roberto Ungaro. Manubri alti crescono. Questo è nuovo per Yamaha ed è fatto per viaggiare divertendosi. La base la conosciamo già, è la Nuda MT09, ma la parte alta è tutta nuova, quindi frontale, ergonomia e versatilità completamente diverse. Telaio in alluminio dalle fattezze sportive e motore a tre cilindri da 115 cavalli, ricco di coppia. Tre riding mode, cioè modalità di erogazione, rivisti rispetto alla MT09 e controllo di trazione, che sulla Nuda non c'è. ABS di serie, così come il cavalletto centrale. La Tracer ha due occhi aggressivi, parabrezza e fari regolabili in altezza, strumentazione super completa della Super Teneré. Serbatoio da 18 litri, che vuol dire più di 300 km di autonomia. Sella posizionabile a due altezze, 845 e 860 mm da terra. Ospitale la seduta posteriore, pratiche le maniglie per il passeggero. Interessante la predisposizione a montare valigie rigide dedicate. Se la parte anteriore appare molto aggressiva, quella posteriore è più tranquilla e fa capire che la Tracer sa e vuole anche viaggiare. Come va? Benissimo. Posizione di guida eretta, manubrio largo e quindi grande controllo. L'agilità è impressionante. Destra, sinistra e viceversa come un gioco e quindi viene proprio da giocare. Grande divertimento in sella la Tracer. E se la strada è imperfetta, lei digerisce tutto. Il motore è l'altra gioia che regala. Spinge muscoloso, tre cilindri sono vincenti e la trattabilità è migliore rispetto alla MT09. Ottimo il cambio, così come il traction control, poco invasivo e sottile quando interviene. Difetti? Vibra un po' la sella e le pedane. Il tre cilindri fa sentire il suo ruggito proprio lì. Non abbiamo detto un numero, quanti chili pesa 210 col pieno, ma è più interessante dire quanto costa, perché è una bella notizia, 9.590. Per tutto quello che ha da offrire, non è per niente male. Quelle che solo 10 anni fa erano le moto stradali, oggi sono state sostituite dalle enduro stradali. Sono più comode, più protettive e digeriscono meglio le asperità dell'asfalto. Poi per fare turismo sono l'ideale. Kawasaki ha rinnovato la sua Versys e ce la descrive Roberto Ungaro. Manubri alti crescono in cilindrate diverse. Questa è Versys 650 e 1000, sguardo nuovo e tanto altro ancora. Tutto parte dal muso, ora meno strano, ha due occhi aggressivi invece che monofaro o due sovrapposti verticalmente. Adesso sembra il frontale di una sportiva, aggressivo, meno originale forse, ma più in linea con il DNA Kawasaki. Partiamo con la 650. Oltre al cupolino, con parabrezza più protettivo e regolabile, ha telaietto più robusto, pedane più basse e avanzate, forcella tutta nuova con funzioni separate per i due steli, attacchi motore e manubri elastici, impianto freni potenziato. Cresce la potenza del 650 bicilindrico parallelo, da 64 a 69 cavalli, e migliora l'erogazione a metà regime. Diverso anche lo scarico. Crescono anche i chili di peso, ora 216. Questa è la versione Grand Tourer, completa di borse, manopole riscaldabili, faretti, paramani, indicatore della marcia inserita. Come va? Un giocattolino, piccola raccolta, manubrio vicino, motore elettrico, amichevole e facilissimo ma anche divertente se si tirano le marce. È una moto che dà confidenza, è l'ideale per iniziare, confortevole e rilassante. Seduta morbida, frenata migliorata, vibrazioni zero. Buona protezione all'aria, cambio preciso. Difetti? Risulta tanto morbida se si forza il passo. Ci sono cambi di carico marcati e l'impronta a terra è leggera.
La 1000 beneficia degli stessi miglioramenti della 650. In più riceve il cavalletto centrale, molto comodo nel turismo, gambali della forcella più lunghi e quindi più rigidi, frizione antisaltellamento e manubrio più alto di 20 mm. Come va? Più moto, più importante. Quattro cilindri meravigliosi che regalano gioia. Motore potente ma fluido, trattabile ma muscoloso all'occorrenza. Qui ci sono tre mappature e il controllo di trazione. Del resto 120 cavalli, due più di prima, è giusto poterli gestire e metterli a terra come si vuole. 250 kg di peso, 11 più di prima, inizia ad essere una cifra importante. Difetti? Ha un regime in cui si sentono le vibrazioni attorno ai 7000 giri e un apri e chiudi non fluidissimo. Manubri alti crescono per viaggiare più comodi e andare ovunque, e magari in versione pronto turismo, come con questi due allestimenti pluriaccessoriati. 9.290 la 650, 13.680 la 1000. E siamo in chiusura, grazie per averci seguito, vi aspetto domenica prossima alle 13.30, sempre dopo il TG2, il nostro indirizzo di posta elettronica è tg2motori@rai.it. Arrivederci.